In realtà quello che mi ha colpito subito è stato l'entusiasmo di tutti, perché io sono alla prima esperienza, non ho mai fatto uno stage, non ho mai collaborato a cose di questo genere, però pensavo a qualcosa di molto più un ambiente chiuso, magari di poco confronto, invece in realtà ho trovato una famiglia di gente che ama il ruolo del portiere, che è aperta a tutte le occasioni di confronto. Quindi in realtà quello che mi ha convinto è stato questo grande entusiasmo, al di là di tutti gli iscritti e quello che potremmo fare. Il tuo presente, questa stagione abbiamo ammirato le vie del Gladiator, settore giovanile, com'è andato? Quest'anno è andato molto bene. Io ho allenato la Juniores Nazionale del Gladiator e gli allievi regionali Questa è la Manna. con la Manna. Ho seguito la Juniores, siamo arrivati ai playoff. Una squadra Purtroppo, senza credito a inizio stagione, con dei commenti di addetti ai lavori che non vi davano un euro, non vi davano credito, ed è la verità, non vi davano credito, non infatti vi ci hanno davano ammazzato, credito. diciamo. Iniziate il campionato, vittorie e si ricordano del settore giovanile Gladiator. Infatti, perché all'inizio ci criticavano dappertutto, anche durante il ritiro, però in realtà noi siamo andati Castelmorroni, avanti. ritiro, se non Sì, sbaglio. abbiamo fatto il ritiro a Castelmorro. Siamo andati avanti, siamo arrivati ai playoff con fatica, però purtroppo siamo usciti alla prima partita, però è un grande risultato perché è una squadra che non c'era proprio, quindi cioè, noi abbiamo preso giovani, siamo partiti da zero, sia con gli allievi che con la Juniores, quindi è un grande risultato. Adesso invece siamo impegnati con gli allievi nella Coppa Campania. Abbiamo le ultime due Le partite, ultime due partite mancano, tra l'altro tre esatto. vittorie consecutive, quindi siamo lì Masetta, per quasi la qualificarci, formazione di Masetta. sì. Rende merito il settore giovanile del Gladiator, quest'anno la mia squadra, io ho sempre detto, Gladiator e Ischia a mio avviso hanno il migliore under del girone. Il portiere si è messo in evidenza con la convocazione al Viareggio con la maglia Sì. della USW. I due under, i due esterni bassi si sono messi in Sì, evidenza. Nella parte infatti. finale del campionato, prima Mister Squillante e poi Mister Ferro hanno dato spazio a proprio i ragazzi della Sì. Juniores. Questo è un motivo di grandissima soddisfazione a una società che crede nel lavoro dei giovani. Infatti hanno dato molto, molto spazio ai migliori, diciamo, dei ragazzi che si sono distinti per quanto riguarda il campionato, sia quello di Juniores, sia anche per quanto riguarda gli allievi. Ci sono ragazzi del 96, del 97 che si sono allenati con la prima squadra nell'ultima parte del campionato con Mister Feo. Giudizio sui portieri del Gladiator. Ti aspettavi questo grandissimo progressi di Maiellaro, del portiere della Juniors? Il tuo pensiero su questi sui sviluppi e i progressi dal primo giorno ad oggi? Sinceramente, quando lo vidi la prima volta non mi aspettavo così tanto, ti dico la verità, mi ha Maiellaro sorpreso. stai Sì, sto parlando. parlando di Poco sotto la Maiellaro. statura forse. Infatti, perché mi fermai, diciamo, alla fisicità, che secondo me non prometteva molto. Invece, in realtà, è un ragazzo che è Serio, molto serio, serio, 18 anni, serio e lavora lavora bene ed è migliorato tantissimo, perché l'ha dimostrato durante un sacco di partite. Questo è merito anche del suo allenatore. Spensa del Gladiator, chi sente in dovere di ringraziare? Sento soprattutto ringraziare il direttore Covernucci, il quale mi ha dato la possibilità di fare questa bella esperienza in una società così importante, perché in realtà questo è il mio secondo anno da preparatore, fino a poco fa giocavo, quindi lui ha creduto subito in me. Cominciare così bene è Un bello. mondo con grande esperienza, un mondo da gol. Sì, una delle esperienze, Una sì. delle esperienze, una delle Una di esperienze. quelle. Ce la siamo conosciuti, Infatti, esatto. siamo conosciuti là. Senti, il futuro, ancora settore giovanile Gladiator, anche se le ultime notizie del Gladiator, Infatti. meglio non leggerle, meglio non leggerle. Mi arriva un messaggio, ma dove voglio Infatti leggere? mi cogli. Meglio non È meglio, collegarsi sì. oggi, non ci dobbiamo collegare. Lasciamo perdere. Per il momento abbiamo avuto notizie un po' destabilizzanti, però io sono fiducioso sul mio futuro, perché comunque ho lavorato bene, penso di poter avere qualche porta aperta anche da qualche altra parte, lo spero. Allora, il mio grazie alla tua presenza stasera in radio, manca un minuto allo spazio pubblicitario, il tuo saluto ai radioascoltatori di Radio Caserta Nuova e l'invito tuo ad essere tutti presenti a questo terzo stage per giovani portieri. Io dico semplicemente che c'è qualcuno all'ascolto, Qualcuno ci sta che qualche ascoltando. portiere oppure qualcuno che è amante del ruolo. Non può mancare a questa cosa perché si ritroverà in un L'anno ambiente scorso, in effetti, famiglia. Mister Carovi si ritrovò qualche sua vecchia conoscenza al campo proprio perché si voleva iscrivere. Basta, Infatti. non accetto più iscrizioni. Io Basta, questo non lo sapevo, dicevo però. sì, perché quest'altro episodio mi sono ricordato. E quindi confermo ancora, non si può mancare perché sarà un ambiente talmente piacevole e professionale, ribadisco questo, che non si può mancare. Faccio finta che non ci stia ascoltando in questo momento. Quando persone come Mister Carovese seminano bene. Qualunque squadra vanno lasciano ottimi ricordi. Io ho avuto l'onore di fare un anno con lui a San Nicola e ogni volta lo ammiravo dai tempi della Casertana. Questo
quest'anno con Marcisa soddisfatto, una carriera densa di soddisfazione, doveva fare lascia ottimi ricordi, non ricordo una polemica di questo signor professionista. Chi semina bene stasera è la testimonianza che ha seminato bene, ed è il nostro applauso davvero a mister Carovese, quello più bello che possa avere mister Carovese, ed è davvero meritato. Si hanno i risultati, si hanno gli effetti e tutti dovremmo stare presenti al quinto per omaggiarlo di quello che sta facendo. Sì, infatti la sua persona va di pari passo con la sua carriera, diciamo, quindi è una grande persona e ha avuto una grande carriera. Ci concentriamo dopo.